Cari amici, io penso di aver già letto in maniera abbastanza sufficiente alcune pagine significative di questo testo, che devono servire per capire perché adesso alla Procura di Roma c'è lo scannatoio. E qui in questo libro noi possiamo vedere in maniera tranquilla come un certo magistrato che è andato in pensione adesso ha avuto una carriera molto lineare, voi potete leggerlo qui, capito? E che ha poi, andando in pensione, scatenato la guerra per bande alla Procura Penale di Roma. Allora, io vorrei leggervi, perché è importante, noi abbiamo parlato prima, ma ne parliamo di nuovo. Mattarella, delitto annunciato. A questo punto finalmente Andreotti capisce che usare la mafia significa giocare col fuoco, anzi con la vita degli altri, nella fattispecie di Piersanti Mattarella, assassinato da Cosa Nostra dopo il primo incontro con Bontate e poco prima del secondo. Anche questo passo della sentenza... Ricordiamo chi era Bontate. Un brav'uomo, cioè, lo dice il nome. È più buono di Bontate, che c'è? Qualche centinaio di cadaveri sulla sua strada, ma quanti ne aveva? Quanti mai ne hanno avuti i papi? Che erano tutti buoni, tutti in paradiso. Tutti buonissimi. Ah, cadaveri tutti di persone bruciate vive. Tutti assunti in cielo. Sopra. Alla morte li vedevi che... schizzavano che... via verso alto. Chiamato a interessarsi della questione Mattarella... l'imputato indica nella mediazione politica la possibile soluzione, che tuttavia dopo alcuni mesi viene del tutto disattesa dai mafiosi che perpetrano l'assassinio del coraggioso presidente della regione. Sembra certo, è coraggioso perché non aveva mantenuto i patti, dice tanto che se ne frega, no? Non mi fanno niente. La scelta sanguinaria sgomenta Andreotti, il cui realismo politico, abusando di un luogo comune si potrebbe più propriamente chiamare cinismo, ma che figlio del Papa anche era? Anche vigliacchismo. Sì, sì, ma scusa, ma che, figlio, ma che era un figlio del Papa? Che figlio del Papa era? Scusa. Doveva appunto mantenere fede alla propria identità. Allora, non si spinge certo fino a contemplare l'omicidio del possibile avversario. Tenuto conto che la breve puntata in Sicilia del 1979 è stata presumibilmente attuata in un periodo in cui Andreotti ricopriva ancora la carica del Presidente del Consiglio, in cui pertanto un breve viaggio riservato implicava la necessità di superare quella oggettiva serie di comunque non insormontabili difficoltà, si deve ritenere che l'imputato considerò che fosse piuttosto urgente incontrare personalmente i mafiosi. È evidente, questi sono atti di tribunale, che diventano atti parlamentari. È evidente che i suoi sodali politici avrebbero potuto comodamente contattarlo con modalità niente affatto clandestine a Roma. Tant'è vero che Vito Ciancimino un giorno sì e l'altro giorno era qui a Roma, nella sede dello IOR, a incontrare l'uomo dal sigaro. Abana, il sigaro Abana. A Roma, e riferire quindi ai mafiosi i suoi eventuali suggerimenti. Cosicché, se non fosse stata avvertita la forte esigenza di un urgente incontro personale con gli stessi mafiosi, non vi sarebbe stata alcuna necessità di scendere in Sicilia, giusto? Nel 1979 Andreotti viene informato dagli amici siciliani che Mattarella, ormai sulla lista nera dei cugini Salvo, forse non pagava le tasse, perché erano esattori, certo. Non gli pagava le tasse, non mi stupisce. Per la sua politica antimafia... Signor Massimo D'Alema non paga le tasse sul suo veliero. Sul veliero, sì. Che sa che
che bandiera batte quel veliero? Panama. Ecco, è un panamense. Ma noi lo rimandiamo a Panama, se lo possiamo prendere, lo impacchettiamo bene. No, ma fra l'altro lui è un abitué, ricordiamoci che lui è proprietario di un'isola all'interno del Mar dei Caraibi. Ah, è vero. Sì, con sì. Tutti gli annessi e connessi, anche aeroporto. Il buon ritiro. Mi sembra, preparato il buon ritiro. Mi sembra che una isoletta così lontana, 1000 chilometri dalla più vicina isola, giustamente deve avere un aeroporto internazionale o quasi. Assolutamente. Un aeroporto di almeno 2 chilometri dove di lui ci va con un aereo tutto dipinto di bianco e con l'insegna del Vaticano, ben inteso. Allora, questa non è una parodia, il signor Massimo D'Alema cioè davvero, è proprio davvero di un'isola nel Mar dei Caraibi, piccolina ma di qualche, forse un centinaio di ettari. Sì. Nel 1979 Andreotti viene informato dagli amici siciliani che Mattarella, ormai sulla lista nera dei cugini Salvo per la sua politica antimafia, è nel mirino di Cosa Nostra. Dunque, da Presidente del Consiglio, scende a Catania per incontrare Bontate e comporre amichevolmente la questione. Agevole è immaginare che qualche intimo sodale dell'imputato, al corrente, l'imputato è Andreotti, qui è il processo di Andreotti, al corrente dei pesanti e crescenti malumori dei mafiosi nei confronti del Presidente Mattarella, gli prospetta una situazione di pericolo per la stessa incolumità del Presidente della Regione, reo agli occhi degli uomini d'onore, non tanto di voler scompaginare l'assetto locale del potere democristiano, ti immagini? Figurati. Ma secondo quanto riferito dall'onorevole Evangelisti, proprio per averlo appreso da Lima, da Salvo Lima, di aver tradito aspettative che a torto o a ragione gli stessi mafiosi coltivavano. Più chiaro di così. Questa è la sentenza di un processo. Preoccupato per tale evenienza, l'imputato, cioè Andreotti, dunque avverte la necessità di intervenire urgentemente e personalmente presso i mafiosi e si determina ad incontrarli in occasione della riunione presso la CIA, ne frena l'impeto, prende tempo, li assicura additando una soluzione politica, elude almeno nell'immediato ogni iniziativa cruenta, tanto che il Bontate rimane in attesa e confida al marino Mannoia. Staremo a vedere. Non fu Cosa Nostra a convocare Andreotti, fu l'allora premier a fissare l'incontro con Bontate. La genesi dell'incontro a La Scia, questi sono locali molto significativi dove ci sono state riunioni di notabili democristiani e mafiosi, induce ad escludere che siano stati i mafiosi a sollecitare l'incontro con Andreotti per discutere della questione Mattarella. Con un peccato di presunzione, Andreotti erroneamente ha reputato che la mancanza di risultati della indicata via politica, che ben presto sarebbe apparsa chiara, non avrebbe determinato alcuna conseguenza negativa per la incolumità del presidente Mattarella. E brava che ci credeva, inesattamente ritenendo che i suoi solidi legami con i mafiosi e il suo autorevole intervento, che l'aveva inequivocabilmente respinta, avrebbero bloccato qualsivoglia soluzione cruenta. Tornato a Roma, Andreotti non fa nulla, non denuncia i mafiosi e neppure avverte Mattarella, che ti avverto a fare, no? Pare giusto. Ma tranquillo. Ci penso io. Che pensi mio? Del pericolo incombente. Così il 6 gennaio 1980, data fatidica, Mattarella viene assassinato. Pochi mesi dopo, nella primavera del 1980, Andreotti torna in Sicilia, stavolta a Palermo, per chiedere spiegazioni a Bontate. Ma Bontate, che è un uomo buono, lo dice il nome, lo tratta in malo modo, lo strapazza, volano parole grosse. La situazione ormai è definitivamente sfuggita di mano all'uomo politico che si credeva più furbo e più forte di tutti. La drammatica disillusione dei mafiosi
La emozione suscitata dall'estrema gravità del tragico assassinio del presidente Mattarella, soppresso alla presenza dei familiari, e lo smacco provato dall'aver visto la sua indicazione disattesa spiegano la decisione di scendere a Palermo e di incontrare nuovamente gli interlocutori mafiosi per chiedere chiarimenti e non certo per felicitarsi di una soluzione che pure era stata in definitiva foriera di rimarchevoli vantaggi per il suo gruppo politico locale e per i suoi amici, salvo perché è chiaro che l'eliminazione di Mattarella, che ha sempre fatto parte della categoria dei catto comunisti, ha avvantaggiato il gruppo mafioso di Andreotti. E qui andiamo avanti, eccetera, eccetera. E vorrei leggere la conclusione, perché la conclusione è la più importante di tutte. Alla fine i giudici tirano le somme, famoso processo Andreotti. La Corte ritiene che un'autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi non si sia protratta oltre la primavera del 1980. Mica la negano. Dice che... Però l'ha lasciati. La primavera dell'80, cioè lui era estremamente legato ai mafiosi quando hanno ammazzato Mattarella. Eventuali, non compiutamente dimostrate, manifestazioni di disponibilità personale del senatore Andreotti successive a tale periodo sono state semplicemente strumentali e fittizie. Ne deriva che in relazione al periodo in questione la impugnata statuizione assolutoria che ha negato la sussistenza della contestata condotta associativa deve essere senz'altro confermata. Assolto. Ha fatto il mafioso fino al 1180. Però ne è uscito. Hanno ammazzato Piersanti Mattarella. Poi è finita. Ha dato tanti soldi per poter andare in paradiso. Figlio di un papa, cazzo, non va in paradiso. Ma te lo va subito. Qui c'è tutta la faccenda dei Lutri, che è bellissima, però vorrei concludere, e poi lo leggeremo quando volete, perché questo è Vangelo, cari amici. Indipendentemente da chi l'ha scritto, questo è Evangelium. Ecco, allora, no, perché c'è... E beh, dopo parleremo anche di Contrada, però quello che mi interessava adesso era parlare un momento per un'altra questione molto importante, cioè la questione del legittimo sospetto. Il caso Carnevale, detto l'ammazza sentenze che annullava tutte le sue Carnevale, il buon giudice Carnevale annullava tutte le sentenze e lui diceva non sono regolari, sono sentenze. Quando erano contro i mafiosi non erano mai regolari, capito? Allora no, ce n'è un'altra che devo leggere per forza. Come è maturato il delitto? Come è maturato il delitto Pecorelli? Perché quelli che hanno ammazzato Pecorelli... No, diciamo chi era l'uomo Pecorelli. Beh, diglielo un l'immagine. Po' tu. Vabbè, dai, era giornalista, direttore di OP. Della rivista che OP. Si chiamava OP, la quale rivista OP era stata anteceduta da un notiziario del tutto molto privato che girava in ambienti abbastanza ben informati e dove lui precisava tutte queste informazioni ed era molto interessante. Io ricordo che me lo dava un medico, al quale medico glielo dava un ambasciatore dell'ambasciata dove lui faceva il medico, e all'ambasciatore io mi ricordo che qualche volta l'ho comprato. No, aspetta
Questa era l'agenzia di stampa che non arrivava. A un certo punto il personaggio ha avuto i soldi per fare una rivista. Io la compravo, mi ricordo, andavamo all'edicola di Piazza Colla di Rienzo, sì, che alle 2-3 di notte, quando uscivamo dal gozzoviglio, sì, che avevamo fatto, usciva questa rivista, adesso non mi ricordo, aspettavamo proprio che uscisse, perché era condita di nudi, che non ti dico, fra l'altro. C'era detto, c'è tutto quello era pieno di gran puttane, e noi da ragazzi ci divertivamo a vedere puttane. Certo. E allora era abbastanza, diciamo, molto raro, no? Ancora, diciamo, la lascivia non aveva ancora preso così piede come adesso. Ah no, prima vi leggo questo, perché è veramente interessante, cari amici. E poi semmai un'altra volta ve ne leggo una. Qualcuno di voi si ricorderà dell'eroico Ambrosoli. Sì. Qualcuno di voi. Ambrosoli era un avvocato a cui era stato dato l'incarico di indagare sui traffici di tale Sindona, il quale Sindona poi sarebbe morto per aver bevuto un eccesso di caffè. Azzurelle e caffè. Per un eccesso di caffè. Ambrosoli, poco prima di morire, ricevette un paio di telefonate, e io vi leggo le telefonate perché sono veramente interessanti. Prima telefonata, Ambrosoli, pronto? Picciotto, pronto, l'avvocato? Ah sì, Picciotto, senta avvocato, se le può fare piacere, gli volevo dire questo, dato che lei domani ha quell'appuntamento. Sì. Guardi che puntano il dito soprattutto sopra di lei. Io adesso lo sto chiamando da Roma e puntano il dito tutti su di lei, come se è lei che non vorrebbe collaborare. Si trattava appunto di trovare una soluzione, una mediazione, di compromesso per, diciamo così, i debiti contratti dal buon Sindona. Ma chi è questo di Ambrosoli? Picciotto, mi sono spiegato? Io lo voglio mettere, perché tutti sono pronti a buttare la colpa su di lei. Chi sono quelli? A cominciare da Ciccuccia, tutti quelli legati al potere bancario italiano. A cominciare dal siculo Cuccia, i quali anche loro erano coinvolti e volevano salvare il siculo Sindona. Buttino la bomba che vogliono, ma, dice Ambrosoli, sia dal capo grande. Sì, mi sono spiegato. Chi è il capo grande? Lei mi capisce? Sia il capo grande che a finire al piccolo, il signor Cuccia e compagni danno tutta la colpa a lei, non a Sindona, ma a Ambrosoli, che indagava su le falsi fallimenti. In modo che lei, sì, perché mi creda veramente, io lo vedo e vedo che lei è una brava persona, mi dispiacerebbe, perché loro puntano il dito tutti su di lei. Nel senso, stai attento. Andreoli, va bene. E t'hanno condannato. Tant'è vero che l'hanno ammazzato. No, io stavo dicendo, guarda, t'hanno condannato. Sì. Ambrosoli, va bene, ma puntano per che cosa? Me lo spiega? Picciotto. Perché dice che lei non vuole collaborare a aiutare quella persona che era Sindona. Capisce? Il grande, che lei sa chi è, sì, ha detto che praticamente ha fatto telefonare... Chi era il grande, diciamo? Chi era il grande? Secondo te chi poteva essere? Andreotti, attraverso... Certo, certo. Ma poi leggesse... Ha detto che praticamente ha fatto telefonare a quello, mentre, come mi ha detto lei, non è vero. Qui non ha telefonato Ciampi, dice Ambrosoli. No, ricordiamoci che implicato c'era anche Ciampi. Picciotto, e quello perché questo, il grande, ha telefonato a New York, capisce? Ah sì, e ha detto che aveva sistemato tutto e la colpa la dava solo a lei. Cioè, se un grande malfattore che era... Andreotti e Sindona, che era un riciclatore di denaro sporco, denaro mafioso, assieme allo IOR, aveva una
serie di porcate che l'avvocato Ambrosolis cercava di mettere a tutela degli azionisti della banca privata italiana, che era la banca di Sindona. Se lui faceva questo, c'aveva tutte le minacce da parte di chi? Di Ciampi. Non a caso poi l'hanno eletto Presidente della Repubblica. Appunto, come i maggiori infami italiani della loro epoca. Esattamente. A partire dal signor Pertini, non ci scordiamo mai. Non ci scordiamo mai la legge del 1985 che annullava la precedente legge del 1936 del grande governatore della Banca d'Italia. Non era governatore. Gianpietro. No, Pellegrini Gianpietro viene dopo. Beneduce. Era Beneduce. Beneduce. Che aveva solo una funzione marginale, non aveva un incarico ufficiale. Sì, è vero, era un consulente esterno. È vero. Ora lei, io lo sto avvisando in modo che lei si sappia calcolare, dice. Ambrosoli rispondo, io le dico, Ciampi non lo conosco e non posso neanche telefonargli. Picciotto, ma il grande mi ha capito chi è o no? Il grande immagino sia Sindone, no? È il signor Andreotti. Chi? Andreotti? Picciotto, sì. Questa è tutta la telefonata registrata. Ambrosoli, Picciotto ha telefonato e ha detto... E ancora credete alle cazzate che vi dicono in televisione e sui giornali? Picciotto ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto, ma che la causa è sua, cioè di Ambrosoli. Sono io contro Andreotti... Picciotto, esatto, perciò ci dico, si stia a guardare che lo vogliono mettere a lei nei guai. Va bene, mi dispiace che non ho più gettoni, la chiamo domani alle 12:30. Chiaro? Qui c'è la seconda telefonata che adesso leggeremo un'altra volta, perché è importante che si sappiano queste cose, capito? Lui aveva già sistemato tutto in America. Per Sindona. No, ricordiamoci che la banca di Sindona aveva sportelli anche in America, ecco il perché certo. Di questa trattativa anche transatlantica. Se no che faceva? No, vabbè, ma la gente non lo sa, hai capito? Ecco. Anzi, io sono venuto della conclusione che aveva interessi con la banca d'America. Ah, vabbè, continuiamo. Di chi era? Della Banca d'America, il fondatore? Banca d'America d'Italia. E d'Italia di chi era? Me lo ricordo. Paolo? Chi era? Il cognome non me lo ricordo manco io. Fondatore della Banca d'America d'Italia, cazzarola. Pucci? Ducci? Una cosa così. E non mi viene in mente. Mi pare Pucci. Comunque, e con questo vorrei concludere, però voglio concludere bene. Aspetta, è molto rico, vediamo su internet. Intanto tu vai avanti. Non era Cuccia, non era certo. Tira alle lunghe. Sì, allora praticamente sì, c'ho da tirare le lunghe perché c'ho delle cose da dire. Tutta l'operazione era partita con il coinvolgimento anche della banca di Calvi, che era la banca cattolica per eccellenza, tant'è vero che Calvi assieme a Sindona avevano creato una rete di uffici bancari attorno a tutti gli Stati Uniti, perché dovevano finanziare la campagna elettorale di un italo-americano, il quale italo-americano era pronto per la campagna elettorale. Quando poi la controparte, cioè i VASP, perché l'operazione era una campagna sostenuta dai cattolici e dalla Chiesa cattolica, ma ci volevano un fracasso di soldi, questa è la ragione per cui il sostegno veniva dalla mafia rappresentata economicamente da Sindona e dalla banca cattolica per eccellenza. Amedeo Giannini era, no. Sì. Io conosco un Amedeo Giannini, sì,
è stato un altro Amedeo Giannini, no, io confondevo con un Amedeo Giannini che era il fondatore. Era di origine ligure e sì, il fondatore della Bank of Italy. Sì, sì, sì. Ah, della Bank of Italy, sì, sì, sì. E poi ribattezzata Banca d'America, sì, d'Italia nel 1922. Amedeo Giannini era un giornalista che fu fuoriuscito durante il ventennio e che, tornato in Italia dopo il 1946, aveva fondato un giornale che io leggevo avidamente. No, ricordiamo che la Bank d'America e d'Italy era controllata dalla mafia. Era assolutamente totalmente dalla mafia. Esattamente. Allora voglio parlare. E ricordiamoci che è ancora tuttora la prima banca americana. Certamente. Non... scherziamo. Vogliamo scherzare. La prima banca privata americana. Certo. Allora, questo Amedeo Giannini, di cui io ancora ho i giornali, non so più dove li ho messi, aveva un giornale che si chiamava Il Becco Giallo ed era un giornale di critica feroce del regime post bellico, che poi è andato avanti fino a che, eccolo qua, fino a che non è morto questo Amedeo Giannini. Molto interessante. Amedeo Peter Giannini, sì, nato a San José il 6 maggio del 1870 e morto a San Matteo sempre il 3 giugno del 49. Allora, continuiamo alla faccenda e la concludiamo. Il contrattacco da parte dei VASP, i VASP alleati con gli ebrei, contro i cattolici alleati con la mafia, portò alla eliminazione di due personaggi importantissimi di questa operazione che, come vi ho detto prima, era già stata anticipata, possiamo dire, con la morte dei due cattolici, i fratelli Kennedy, che non a caso appunto sono stati uccisi perché ambedue cattolici e di sicura famiglia cattolica in quanto di origine pure irlandese. Se contrabbandieri di whisky, eh? Comunque erano cattolici e quindi avevano il loro... Io ricorderò sempre un articolo che lessi, non so più quale giornale, che mi aprì completamente gli occhi, dice John Kennedy fotografato in un ristorante assieme ad alcuni capi della mafia. Ho capito questa cosa. Allora, poi c'è stata questa operazione che è stata completamente sgominata dai VASP, alleati con gli ebrei. La rivista Time ha qualificato Giannini come uno dei builders and titans, costruttori e titani del XX secolo. Ecco, bene, carina. Nel 2004 il governo italiano lo ha onorato con una esibizione a cerimonia del Parlamento per ricordare il centenario della fondazione del Bank of Italy. Mi pare, ma scherzerai. Allora, poi potremmo dire Bank of Vatican Mafia Italy, che è più adeguata. La morte, più consono. La morte per impiccagione di Calvi e la morte per una bevuta eccessiva di caffè del siculo, che poi hanno pure detto che lui... La banca, ascolta, questo è importante, la Banca d'America e d'Italia compie 100 anni, e io me lo ricordo quando c'era la sede lì al Tridone, sì, ci andavo qualche volta per cambiare gli assegni americani, adesso mi ricordo... Ma anch'io ci avevo qualcosa... Gli ultimi 31 anni sotto la guida, indovina un po', di chi? Non te lo so dire. Della Deutsche Bank. Ah, mi pare giusto. Che non ci siano infiltrazioni della mafia italiana e americana anche nella Deutsche Bank. Ma ti immagini. E nel deposito, di quell'infame deposito di titoli azionari farlocchi di 54.000 miliardi di euro? Ecco che adesso mi ricordo. Mi ricordo che la filiale della Banca d'America d'Italia, dove andavo perché mi mandavano degli assegni. È lì, era lì, al Tritone. Non solo, ma c'era anche quella, è vicino alla... vicino a Via Cassia Antica, vicino alla chiesa... Ah, lì ai Due Pini. Ai Due Pini. Esattamente. Che adesso me lo ricordo, era la Banca d'America d'Italia che adesso si è trasformata in Deutsche Bank. Ah, ho capito, lì le via della Orti della Farnesina. Esattamente, la via della Farnesina, sì, esattamente. Sì, sì, sì. Ecco.
Sì, sì, ci andavo anch'io qualche volta. Bravo. E adesso, adesso è Deutsche Bank. Esattamente. Sì. Vedete, cari ragazzi, che la vita è tutta bella. Una concatenazione. Eh sì, guai a dimenticarsi soprattutto quello che diceva... Una derivazione. Quello che diceva Jung. Dobbiamo ricordarci i caratteri essenziali. Andatevi a vedere il simbolismo della Banca d'America d'Italia e vedrete anche il simbolismo della Deutsche Bank. Dopodiché, a questo punto, direi che vale la pena di chiudere. Io ricordo... Non a caso... Ricordiamo anche questo fatto, che il caro Kennedy con l'atto 11.110 del 1961 nazionalizzava il dollaro e assegnava l'emissione a chi? Alla banca dalla Banca d'America. D'America. Bank of America, certo. Della mafia italiana, sicuro italiana e irlandese. Però l'emissione è irlandese, sì, non la proprietà, eh. Come diceva Auriti, la cosa importante è vedere chi è la proprietà all'atto dell'emissione, perché la banca può essere anche privata e privatamente stampa delle monete, bisogna vedere chi è il proprietario, questo lo diceva il grande Auriti. Io chiuderei, cari amici, perché abbiamo parlato a lungo e, come diceva Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, lunga è la strada. No, diciamo che cosa è. Allora, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, che quasi nessuno più conosce, sì, e che una facevano volta parte di un trittico di novelle, diciamo sì, così, di racconti popolari, sì, che diciamo, avevano la loro area di diffusione soprattutto nella pianura padana. Beh, no, no, anche area centrale e anche meridionale. Molto meno, comunque, molto vabbè. Meno, molto meno. E quindi erano... Erano ambientati attorno all'anno 1000 alla reggia di Alboino. Ah sì, sì, giusto, 800. I racconti riguardavano i rapporti tra questi tre villici con il re Alboino, per cui Bertoldo lo minchionava. Bertoldino è il figlio. Bertoldino era un po' scemo e io vi consiglio vivamente di leggere queste storie, perché capirete il nesso di perché fanno queste operazioni, che poi non ci crede più nessuno. Perché questa operazione qui c'ha dietro le spalle, chi c'ha l'operazione Gretini? Chi è che ha finanziato tutto? Indovina un po'. Io lo so. Soros. Soros d'accordo col papastro. Infatti... Per i burattinai di Greta è ora di incassare. Ma ecco. Mi sa che stavolta incassano male. Luisa Neubauer, vice dell'ambientalista in Germania, è leader di una campagna lautamente finanziata da Soros, Bill Gates e Bono. L'ONG. Il Bono che si è comprato 100 ettari di vigneti sulle falde dell'Etna. Io pensavo sulle falde del Kilimanjaro. Beh, quasi. Ma ogni tanto quelle vigne vengono irrorate da terre dal Lapillo. Molto, molto favorevoli, ma dopo aver bruciato fertili, dopo essersi seccate. Credo. Prima bruciano tutte le culture e poi dopo si seccano. L'ONG, we don't have time. Capito? Non abbiamo più il tempo. Io adesso, aspetta, mi scappa di cagare. Vado di corsa. Anzi, chiama Greta e i Gretini. No, ma stanno dicendo che il tempo è finito. Sì, il tempo è finito. Non hanno la minima idea di che cosa sia il tempo. Sì, il tempo naturale, il tempo delle ere geologiche. Ma i coglioni che credono agli scienziati. Ma no, ho letto che addirittura uno parla di un aumento di 4 gradi. Ma lo sapete che un aumento di 4 gradi non si verifica neanche nell'arco dei miliardi di anni? Ma questi sono completamente pazzi. Questi qui si affidano alla Terna, tu la conosci la Terna, no? Cioè? Boldrini. Ah! Bonino. E Lorenzin. E Lorenzin. Le tre parche. Sono le tre parche. Sì. Allora, per i burattinai di Greta... Ma l'Idra chi è? L'Idra. Vabbè, l'Idra è un'altra cosa, non ha a che fare con le parche, l'Idra. Le parche chi erano? Le parche erano quelle che portavano delle brave donne, gran sfiga, che tessevano la vita di ogni singolo personaggio. La trama.
la trama della vita di ogni singolo personaggio. Il segno, cioè il disegno, l'immagine delle parche, è quella che è diventata l'immagine delle streghe del Medioevo, sì. Perché le streghe altro non sono che, tra l'altro, che volano sulla scopa, altro non sono che le parche dell'antichità. L'ONG, we don't have time. Per quello la Medusa vuole... era una parca. No. Sì, come no? No, era l'Idra. Ah, l'Idra era una parca, era una Medusa. No, la Medusa era un'Idra. Esattamente. E venne sbaragliata da... Perseo. Benissimo. Uccisa attraverso lo stratagemma dello specchio. Esattamente. Per non vedere... Quando uno dice sei Perseo, come si risponde? 18. No, 36. 36. Sei Perseo, 36. Io ho detto 18, la metà, proprio per quello. We don't have time, non abbiamo più tempo. Mi scappa la pipì, adesso vado. Ha raccolto 13 milioni sfruttando l'immagine Penso della che coglioni, che massa di coglioni che c'è in giro. Ma vi rendete conto? Hanno sostituito il Papa, per quello il Papa ha accolto la ragazzina. Trovano i soldi per queste cassate qui, ma i soldi per finanziare gli aiuti alle famiglie bisognose, sì, col cazzo non ci trovano mai. A cui prelevano, certo, sottraggono quei figli ovviamente, perché sono poveri, essendo poveri sono anche dei delinquenti. Tant'è vero che il Papa, quando ha accolto e si è fatto fotografare con Greta, ha detto una percentuale anche a me. Certo. Tu credi che il Papa vada lì a dire... L'immagine si paga. Una percentuale. 10.000 gretini vanno in piazza, la nostra lotta durerà anni. La svedese a Roma con i baby attivisti. Il ministro Costa rifiuta di incontrarlo. Un uomo serio. Un uomo veramente serio. Ma forse perché sa le cose. Certo, vabbè, comunque. Come invece ha fatto il Papa. No, questi non sanno che il cambiamento di un solo grado medio annuo crea degli scombussolamenti tali che questo che vediamo noi, l'ambiente, diventerebbe qualcosa tipo, che ne so, un nuovo clima glaciale artico. Ma comunque artico, è successo sempre. Una nuova glaciazione. È successo sempre. Ci sono stati dei salti di temperatura che erano sempre limitati. Ma le ere mesozoiche, quell'altra... Ma a chi lo vuoi andare a dire? Alla Lorenzin, che dice, e lo dice la scienza, che ti devi vaccinare. Stronza, idiota, testa di cazzo. Ma come? Jenner stesso non faceva vaccinare il figlio? Ma vaffanculo, perché non ce n'era bisogno. Perché la vaccinazione la puoi fare anche nel momento in cui c'hai la malattia in incubazione. Ma quello sarebbe il siero, però. Sì, il siero, va bene, appunto. Allora, nel contempo, però, a Corona gli contestano. Vabbè, lui quello è un coglione col botto, eh. Lo so, ma insomma, cazzo, mettono in libertà tutti i mafiosi e Corona, per un ricatto da 4 soldi, avrà mandato una qualche sua ragazzotta, e non dico chi è, perché io so chi è, a farsi scopare da qualche personaggio, e siccome vantava dei crediti hanno trovato bene il modo di schiaffarlo in galera, ti pare? Rompeva il cazzo, scusa, eh. Corona deve restare in carcere, unica misura adeguata. Ma che cosa fare? Un povero souteneur, un povero Macron, non Macron, perché Macron è peggio, lui è un Macron, Macquero. Quello della OAS, periodo della guerra d'Algeria. Quale? Il Macron. Macron significa ruffiano. Appunto, quelli che erano ruffiani inizialmente e che poi erano malavitosi e poi sono sì. Capito? Quelli che attorno al 1920-30 sfruttavano la prostituzione e poi dopo si sono evoluti. Erano, no? I cosiddetti pieds noirs. Esatto, i pieds noirs. Adesso vi leggo e con questa la chiudiamo, perché abbiamo parlato di tante cose, ma noi troviamo sempre la conferma ovunque. Questa è una rivista medica molto seria. È la rivista più seria di dermatologia che c'è. La rivista per mantenerla sana e bella dal 1995. La pelle. Che non è la pelle di Malaparte. Quella era una cosa seria. Allora scrive un medico,
No, diciamo la pelle di Malaparte cos'era? Io, dai, dillo te che... Malaparte ha scritto, Malaparte è sempre stato uno scrittore molto letto, però nell'immediato dopoguerra... lui era anche giornalista, no? È stato inviato speciale, un grande inviato speciale. Certo. Ma di quelli tosti, aveva incominciato con gli alpini, lui è stato inviato speciale e ha scritto un libro bellissimo, mi pare intitolato Il sole è cieco, dedicato alla guerra sulle Alpi degli alpini italiani contro gli alpini francesi, che è stata una guerra molto più dura di quanto non si creda. È quella dei 10 giorni? Sì, e quella lui l'ha descritta perché era lì con gli alpini. Poi, nell'immediato dopoguerra, lui ha avuto... Ricordiamoci che in 10 giorni ci sono stati quasi 50.000 morti, eh? Non credo 50.000. Fra morti e feriti, sicuro. Non mi pare. È stato comunque, insomma... È stata una guerra... Sì, è stata una battaglia molto dura da una parte e dall'altra. Ah, perché sono tosti. Sia gli alpini italiani che gli alpini francesi erano come gli alpini austriaci, certo. Era gente tosta. Lui, gente di lì, gente del posto. Avendo fatto per lungo tempo l'inviato speciale, e soprattutto l'inviato speciale in Russia, dove ha documentato Marea de Morti, un casino, eccetera, nell'immediato dopoguerra scrisse 2 libri in forma autobiografica. Uno era intitolato La pelle e l'altro, porca miseria, non mi viene in mente in questo momento. Sono 2 libri che hanno avuto un successo incredibile, sono stati pubblicati inizialmente, non vado errato, dall'editore Vallecchi e io ho tutte e 2 le edizioni Vallecchi. Lui, che risiedeva, poi, dopo l'8 settembre, lui risiedeva nella sua famosa villa di Capri e quando arrivarono gli americani, gli americani che conoscevano Malaparte perché era già stato ampiamente tradotto in America, gli offrirono di fare da interprete del comando americano e quindi lui risalì tutta l'Italia insieme all'armata americana. Assieme all'armata americana, in cui descrisse la guerra civile italiana, perché quella è la cosa più importante. E descrisse tutte queste terribili vicende, tra cui io ricordo molto bene... La strage di Marzabotto? No, perché lui descrisse le cose come avvenivano. Loro arrivarono a Firenze, dove in piazza Santa Maria Novella i partigiani stavano fucilando i giovani fascisti che facevano la guerriglia a Firenze. Dopo che i cecchini fascisti, sì. Ed è una descrizione estremamente interessante, molto bella. Dunque, uno era la pelle e l'altro, porca miseria... La carne? No. La carne tremula. È stato pubblicato, tra l'altro. Vabbè, lo diremo un'altra volta. Allora, questo medico ha scritto 3 righe. Perché è molto bella qui così, scritta così, eh. Medicina Italia fra scienza, politica e magistratura. Da anni la politica, quando noi diciamo che oggi gli italiani rifiutano il messaggio chiaramente ordinato dall'industria farmaceutica, perché è chiaramente un messaggio servile nei riguardi del popolo italiano e soprattutto quello dei 10 vaccini, qui questo medico che si chiama Alberto Volponi, da anni la politica e la magistratura si misurano sul terreno delle cure mediche, spesso prescindendo dall'evidenza scientifica. L'equilibrio tra poteri, in questo caso politico e giudiziario, è uno dei pilastri fondanti del sistema democratico. Di per sé quindi molto delicato, in vero almeno per quanto riguarda il nostro paese. Un vero equilibrio non è stato mai raggiunto con il prevalere ciclicamente dell'uno sull'altro. Magistratura sulla medicina, medicina sulla magistratura, scienza più o meno ufficiale sulla scienza pseudo-ufficiale, eccetera. Una volta erano i politici a condizionare le carriere dei magistrati,
Dagli anni 90 dell'epopea di Mani Pulite i ruoli si sono spesso invertiti. Solo sul terreno delle cure mediche. Allora ricordiamo che Curzio Malaparte in realtà si chiamava Kurt Erich Stücker. Kurt Erich. Infatti il padre era, lui si è sempre ritenuto pratese a tutti gli effetti. E il padre. Esatto, lui è di Prato, nato nel 1898. Esattamente morto a Roma nel 1957 di un tumoraccio in cui si contendevano tutti la sua anima, preti, comunisti, cioè. E io me lo ricordo benissimo, e quando lui tornò dal suo viaggio in Cina che ci aveva già la mascherina sulla bocca. Zuckert, diciamolo chiaramente, era un lavorante che lavorava a Prato gli stracci, perché a Prato si raccolgono gli stracci e si trasformano di nuovo in nuovi vestiti. Allora dimmi un po', uno è la pelle, l'altro è l'Europa vivente. No. È Caput l'altro. Caput, scusa. Ho visto il film. Adesso mi sono ricordato. Caput è dedicato praticamente a ciò che avveniva in Russia. Durante, vi avevo già detto prima, inviato speciale, era anche mio zio era inviato speciale in Russia. Un altro libro è Maledetti Toscani. Maledetti Toscani è diventato uno dei più interessanti e più importanti, e lui ha sempre fatto sfoggio della sua toscanità. Ed era amico molto intimo di Selin. Certo, e di tanti altri. Contemporaneo, certo. Aspetta che volevo dire... Il sole cieco, l'avevo già detto prima, Maledetti Toscani, Caput, dicevo, dove c'è una immagine icastica di uno, l'aveva chiamato, o la pelle, non ricordo bene, dove vedeva la marcia di alcuni poveracci là in Russia, in cui uno aveva raccolto, e questo me l'ha confermato mio zio, perché lui mi diceva che era stato tra gli ultimi ad abbandonare Stalingrado, lui mi diceva, noi camminavamo... Viva Caporetto! Viva Caporetto è una delle opere più... La rivolta dei Santi Maledetti. Esatto, è la stessa cosa, si chiama Viva Caporetto e la volta dei Santi Maledetti. Esatto, bravo, mazza, sei proprio preparato. Cazzo, hai sorpassato anche l'esame di letteratura 2. E lui, in questo libro, che è bellissimo, perché illustra praticamente lui... La nozze degli eunuchi. Lui vide come inviato l'Europa speciale. L'Europa vivente. Te l'avevo detto prima. Italia barbara importantissima. L'intelligenza di Lenin. No, non è l'intelligenza. Il vero titolo è... Cazzo! Il povero diavolo... Questo è uno scoop! Il povero diavolo Lenin, povero diavolo. Technique du coup d'état. Oh, poi, tecnica, che io ce l'ho solo in francese perché non è stato pubblicato in italiano. E questa noi la dobbiamo andare a esaminare, perché sì. Dobbiamo parlare di lui e di dell'altro americano, quello che faceva... Hemingway. No, non solo Hemingway, ma anche più recente, 1970, quello che fa il politologo di professione, che ha un nome tedesco ma in realtà ebreo, che fa anche lui tecnica di un colpo di Stato, il titolo del suo romanzo. Che è un saggio, è un saggio. Comunque, tecnica del colpo di Stato. Gravowski. Non è Gavronsky. Orca, poi veramente. Vabbè, comunque ne riparleremo. In ogni caso, devo dire due cose. La prima. I custodi del disordine. Ce l'ho, bellissimo. La vita di Pizzoferro. E quella è la vita di Italo Balbo. Eccolo, Le Bonhomme Lenin. Esatto, ce l'ho, Ce l'ho. E poi Mussolini segreto. Mussolini segreto. Il sole è cieco, come hai detto giustamente te. Allora, Mussolini segreto è stato. De chapeau de paille d'Italie. E poi c'è Dicoté de chez Proust. Les deux visages d'Italie. Coppi e Bartali. Questa non la conoscevi. Nemmeno io, no. Due anni di battibecco. Io quale ce l'ho tutto? Io in Russia e in Cina. Allora aspetta. Io Mamma marcia. Sì, ce l'ho. L'inglese in paradiso. L'inglese in paradiso ce l'ho. Viaggi fra i terremoti. No. Benedetti italiani, dopo i benedetti maledetti toscani. Sì. Poi Journal d'un étranger à Paris. Sì. Lui andò in esilio perché fu. E poi batti becco. Sì.
Allora fammi dire queste cose. Il riposo, no, Filippo Goridoni, e finisco. Non lo conosco. Ritratto di un dittatore? No. Poi Febo, cane metafisico. Viaggio in Etiopia e altri scritti africani. Ah certo. E basta. Questo poi narrativa non la leggo perché è questo viaggio in Etiopia, lui andò in Etiopia e l'hanno trasformato in un film. Questo viaggio in Etiopia di Malaparte. L'hanno trasformato in un film in cui praticamente esaltano la figura di un ufficiale. Oh, ne ha scritto un mare, faccio un elenco, è troppo bello. Avventura di un capitano di sventura. Don Camaleo, sai chi sono i camaleonti? Sì. Cioè, dove dice che l'Italia è piena di camaleonti. Infatti, Don Camaleo e altri scritti satirici. Esattamente. Sodoma e Gomorra, fuga in prigione, sangue, donna come me, il sole è cieco, l'abbiamo già detto, il Volga nasce in Europa. Anche questo è bellissimo. Caputo l'abbiamo già detto. Questo è un testo, è veramente un testo eurasiatico. Sì, esatto. Dove dice che la Russia è europea. Esatto. Poi abbiamo detto Caput, La pelle, Storia di domani, e poi Racconti italiani, Il ballo al Cremlino, e poi tantissimi pezzi teatrali, cioè per esempio Ducoté, Proust, è bellissimo, Impromptu and an Act, no, non lo conosco, Das Capital. Oh, è la critica del Capitale di Marx. Sì, è certo, beh, ma giustamente dal punto di vista suo, che lui era anarchico-fascista, è normale che criticava. Gentiliano. E certo, anche le donne hanno perso la guerra. Questo è terrificante. Anche le donne hanno perso la guerra, è diventata una pièce. Sì, e parla delle donne tedesche costrette a prostituirsi di fronte ai russi. Certo, l'arcitaliano. Questa è poesia. Il battibecco, e poi il cinema L'arcitaliano italiano, poi il cinema Il Cristo proibito. Sì, non è un bel film. Poi Calatoria Lui Gruber, che cazzo è? Non lo so. Ah, Calatoria Lui Gruber è in Romania. La pelle, il film con Liliana Cavani. Sì. E poi vari, questo è stato un grande documentario. Oh, ma ha scritto una marea, ma poi non l'ho letti manco tutti. Forse oltre ad essere stato un grande giornalista, direttore di giornale, era un nome, un uomo, Annom. Lui fu l'amante della figlia di Agnelli. E Agnelli, il vecchio Agnelli. Giovanni Agnelli, quello vecchio. Il vecchio, non quello che conosciamo noi, sì, non, Giovanni, non l'avvocato. Quello, il creatore della Fiat e che esautorò Lancia dal consiglio d'amministrazione. Esattamente. E lui fu per lungo tempo l'amante della mamma di Susanna Agnelli. E loro ebbero una relazione molto difficile perché il vecchio Agnelli osteggiava, chiaramente. Lo osteggiava, perché lui all'epoca era il direttore del giornale degli Agnelli, della Stampa. La Stampa, sì, oddio. E quando lui era direttore era amante, era mai stato per lungo tempo, e si incontravano a Viareggio, amante della mamma di Susanna Agnelli, la quale era rimasta vedova del marito che correva in macchina e ebbe un grave incidente automobilistico. E fu un grandissimo amore molto contrastato. Ma io volevo dire due cose. La prima, è interessante leggere l'opera I Santi Maledetti, dove lui esalta il ruolo dei soldati contro, che poi sono stati all'origine della rivoluzione italiana del 1920, contro i generali e gli ufficiali, esalta la figura eroica di queste persone che hanno avuto il coraggio e la forza di tenere duro per 4 anni contro la pressione fortissima degli eserciti congiunti di Austria e Germania. E per quanto riguarda, non ricordo bene se Caput o La pelle, c'è un'immagine veramente castica, perché, e questo mi ricorda appunto quello che mi diceva mio zio Max, che loro calpestavano cadaveri talmente schiacciati che c'erano
sembravano tappeti, uno sull'altro, uno sull'altro, schiacciati, poi schiacciati dalla neve, schiacciati dai carri armati. Diventati come l'uomo delle Alpi, delle nevi, quello che ha trovato lo scalatore là, come si chiama? L'uomo di Niehaus, che se lo sono, mentre moriva se lo inchiappettavano e poi gli succhiavano il cervello. Allora era una pratica tipica che hanno preso i preti, e c'era appunto questo corteo di poveracci che prendono con un bastone una di queste cadaveri e la issano come bandiera e camminano, capito, con questa bandiera. La pelle era quella. Esattamente. E con questo la chiudiamo, ragazzi. Quindi di una efferatezza unica, di una violenza scenografica. Ma lui l'ha unica. L'ha visto tutto. Lui l'aveva vista di tutto. Ha risalito l'Italia della guerra civile, lui, capito? Quindi l'ha vista tutta in prima persona. Certo. Beh, vabbè. Traduttore. Personaggio, ma lui conosceva quattro lingue, perché conosceva il francese, il tedesco. Sicuro? L'inglese. Certo. Oh, ecco, per quanto riguarda il periodo francese, lui fu mandato al confino. E fu mandato al confino in Francia, diciamo. In Francia, ecco. Invece di mandarlo come mandavano gli altri a Ventotene oppure a Lipari, a passare la villeggiatura, in realtà. A lui è andato in Francia. E lui in Francia scrisse una delle opere fondamentali della politica, Tecnica del colpo di Stato. Sì. E con un'enorme intelligenza spiega come si fanno i colpi di Stato. Io ce l'ho in edizione francese perché non è mai stato tradotto in italiano. Aspetta, avevate ancora che trovo quell'altro che ha scritto Tecnica di un colpo di Stato. Bannon? È forse Bannon? No, è tedesco, ebreo, americano. Io ce l'ho, Tecnica di un colpo di Stato. Kissinger sicuramente no. No, Brzezinski a men che meno, perché è polacco. Ci arrivo. Mi sembra che è proprio Brzezinski. Si scrive Brzezinski, Sì. Eccolo qua. Aspetta, Lutwak. Ah, sì, caro, giusto. Oh, Lutwak, giusto, hai ragione. Lutwak, che ha soggiornato a lungo in Italia. È scritto molto bene. E parla benissimo l'italiano. Ha preso posizione in favore di questo governo. Ricordiamoci. Contro lor signori. Ma che pensa un po'. Filo europei. No, ha detto che il governo italiano, nel momento in cui si mette contro l'Europa, c'ha ragione. Sì, ma non è che non ci si mette. Comunque l'importante è che un intellettuale come Lutwak l'abbia dichiarato. Ma è una mente fine anche Lutwak. Mente fine. È quello che ha scritto, che è il grande storico, la grande strategia dell'impero romano. Sì, lui ha studiato a lungo. Ma è uno stratega. È il più grande studioso della strategia di difesa dell'impero romano. Bene. All'epoca delle grandi invasioni. Delle grandi invasioni. Sempre so long. Laudetur Priapus. Ci stiamo?